Grazie, buonasera a tutti. Con la maggior parte dei partecipanti a questo tavolo ci siamo già visti ieri, purtroppo è un evento che non è stato bello per niente e che nello stesso giorno ha visto da un'altra parte d'Italia un equipaggio Vigili del Fuoco che ha subito un incidente aereo con un elicottero che fortunatamente, toccando ferro, non ha avuto conseguenze gravi. Questo però, perlomeno per il personale, però questo evidenzia una cosa, che i vigili del fuoco rischiano quotidianamente la vita, quindi questo ci rende sicuramente diversi rispetto a tutto il pubblico impiego. Ora, noi già nella riunione precedente abbiamo mostrato apprezzamento per le risorse che sono state destinate al corpo, che oggettivamente sono le più alte rispetto ai precedenti rinnovi contrattuali, però come ha ricordato anche lei, dottor Gallozzi, e come avevamo sottolineato noi nella riunione precedente, non coprono neanche la metà della misura dell'inflazione, quindi sicuramente ci sarà un abbassamento del potere d'acquisto. Detto questo, noi siamo un corpo specifico insieme ad altri corpi dello Stato e quindi noi ci aspettiamo un'attenzione un po' particolare rispetto agli altri. Dico questo perché tra l'altro non è stata attivata, come detto anche nell'altra riunione, la previdenza integrativa e la previdenza dedicata, che porterà i vigili del fuoco ad avere le pensioni tra le più basse di tutto il pubblico impiego, anche perché noi veniamo da decenni, prima dell'armonizzazione, di retribuzioni più basse che hanno impedito di fare un certo montante contributivo rispetto agli altri. Per questo motivo, se non interverranno risorse aggiuntive, come abbiamo chiesto, noi vorremmo che tutti il finanziamento che ci è destinato venga messo sul fisso e qualora non fosse possibile, come lei prima ha detto, che nel comparto state andando verso una distribuzione che va all'85-15, noi vorremmo tutto, è chiaro, proprio in virtù di quello che abbiamo detto prima. Ma noi a maggior ragione, proprio per quello che abbiamo detto prima, anche in virtù di una contribuzione dei decenni precedenti che è sicuramente più bassa rispetto a tutti gli altri. Laddove non fosse proprio possibile, anche per dei vincoli normativi, magari esplorando meglio le norme, comunque che sia la più alta possibile sul fisso rispetto all'accessorio. Poi, per quanto riguarda l'accessorio, comunque va detto, va segnalato che per quanto riguarda le indennità di turno, noi percepiamo comunque sempre circa, nonostante gli ultimi aggiustamenti, la metà di quanto percepiscono le forze di polizia per quanto riguarda i notturni e i festivi. Quindi, noi diciamo tutto sul fisso, qualora non si riesca, e quindi con quello che rimane andremo anche a aggiustare quello che riguarda l'accessorio e la parte normativa, perché anche quella, se andiamo a modificare qualche cosa, necessiterà di alcune risorse economiche. Quello che ci teniamo a ribadire, come abbiamo detto anche la volta scorsa, che gli incrementi siano i medesimi delle forze di polizia, ma non solamente in misura percentuale, ma che siano proprio uguali al centesimo, perché abbiamo il sospetto che manchino dei fondi e quindi se applichiamo il criterio percentuale cominciamo a reindietreggiare nuovamente. Quindi per noi questa è la posizione, come la posizione politica. Poi per la parte normativa vi presenteremo una nostra piattaforma, vedremo quello che si riuscirà a fare e quello che non si riuscirà a fare. In ultimo vi ricordo, vi chiedo la cortesia di aprire quanto prima, ma soprattutto aprire e chiudere quanto prima il tavolo per l'accordo sulle indennità del personale specialista direttivo. Grazie. Grazie. Allora, per quanto riguarda il comparto diretti e dirigenti, ribadiamo quello che abbiamo detto prima in termini di risorse economiche, di allineamento
proprio al centesimo per quanto riguarda gli aumenti contrattuali delle forze di polizia. Una cosa che è importante sottolineare è che nella norma di armonizzazione il personale direttivo non è stato equiparato economicamente alle figure dei vicequestori e vicequestori aggiunti. Quindi laddove si debba attendere un riordino, se si può tenere in considerazione una misura economica perequativa in sede contrattuale o viceversa, perché in effetti sono gli unici che sono rimasti indietro rispetto a tutto il personale del corpo, chiaramente direttivi tutti che fanno parte del corpo. E poi c'è la questione delle posizioni organizzative, che era stata stralciata nei precedenti contratti e che rinviava l'individuazione di figure a una contrattazione integrativa, però ancora tutto fermo con le relative risorse economiche. Quindi, quando è che cominceremo a dare, diciamo, piedi a questa cosa? Perché il personale è ancora in attesa e magari molti che ne potevano beneficiare sono anche andati in pensione. Quindi questo è quello che ci tenevamo a dire per il comparto direttivi e dirigenti. Grazie.